Il pane nero di Castelvetrano. Ah, prima ho visto che lo hanno odorato. Eccolo. Prima lo odoravo. Ma sì, è di una bontà, e beh, fa anche da padrona, eh sì, da cornice. C'è qualcuno che conosce questi viaggi particolari e che li ha già preparati qualche volta? Per ricordare le nostre vicinanze con l'Atramo, per la forma. Questo lo lascio qui, lo devo portare alla... Questo lo lasciamo qui. Questo dovrebbe essere nostro, Beppe ha detto intanto lasciamolo qui, poi magari... Fanno infatti da cornice questa sera gli stand espositivi e quindi ne menziono alcune, ci sono tante aziende presenti, quindi la cantina sociale Castelvetrano e Colomba Bianca, ma ringraziamo tutte le altre aziende che sono qui presenti. E appunto si sono fatte carico e sponsor di questa serata, mentre questo assaggio ancora, come dire, è nel clou. Ma tu devi pensare che saranno quattro antipasti. Quattro antipasti? Ma posso fare la giurata? Volevamo anche noi partecipare come giuria, se qualcuno di voi si stancasse. Ma avete un... Gianni, allora tu Gianni hai un ristorante? Sì, un ristorante a Trapani, buonasera a tutti. Il ristorante si chiama Nanni Ristorante Catering, io sono Gianni Zichichi. In occasione di questa manifestazione che... colgo l'occasione per ringraziare chi mi ha invitato. Sto preparando un rotolino di spatola perché sono uno che ama il proprio territorio, e amo le materie prime della nostra terra e della provincia di Trapani, e cerco sempre di portare avanti quei prodotti che sembrano un po' dimenticati, in questo caso il pesce spatola, che magari pochi conoscono, ma è un pesce di una bontà assoluta e di un effetto cromatico che nessun altro pesce forse riesce ad avere. Stiamo preparando una caponatina bianca di ortaggi con delle olive nocellara che vado a preparare con zucchine, melanzane, peperoni su un fondo di cipolla rossa di Partanna, poi aggiungo delle olive nocellara. Faccio questo agrodolce con aceto bianco e zucchero di canna perché mi piace dare questa nota di tostato, e poi questa caponata mi servirà da farcia per questo filetto di spatola che ho precedentemente preparato. Come dicevo prima, l'effetto cromatico della spatola secondo me è unico. E quale migliore location del mare? 5 metri dal mare e presentare un piatto del genere. Perdona, facciamo così Gianni, visivo gota del gusto, dov'è Chicco? Perché abbiamo coniato il co, ecco, uno slogan, Chicco, dove c'è del buon vino? Sei straordinario. Lasciate libero il passaggio, grazie per le ragazze. Quindi andrà in onda anche questo evento, chiaramente, assolutamente sì. Wine Fan Show TV, appunto, andrà in onda questo evento. Questo Nocellara Day, primo Nocellara Day, speriamo che ce ne saranno tanti altri, e quindi
vedeteci, Wine Fan Show TV, condotto da Chicco Cosi, ci sarà anche questa manifestazione. Benissimo, grazie. Chicco, grazie, troppo gentile. Hello Chicco, Chicco per Chicco, il migliore caffè del mondo, ti ricordo? Diceva una nota pubblicità. Chicco per Chicco. Il venditore di vino. Ora, benissimo, chiederei di essere molto sì. più rapidi, c'è per questo... favore, il secondo antipasto. Sì, di Gianni, il secondo antipasto. Tu hai il ristorante, lo sai, il ristorante a Castelvetrano, il ristorante La Collinetta, sono qui per presentare questo piatto. Ah, e chi sta vendendo? Allora, il mio è un... allora, sono un letto di mousse di Cantalupo, ho fatto dei carpacci di tonno, serviti con delle scaglie di primo sale stagionato, e una mousse di macellara del Belice, e poi serviti con del pepe rosso. Anche questo, prego. No, dicevo, anche questo è un piatto, complimenti, sì, l'applauso è forte, perché il pubblico che se ne intende naturalmente ha percepito che questo è un piatto tipicamente, no? Di cucina, allora, questo qui è un piatto di cucina comunque tipica siciliana, però un po' rivisitato in chiave moderna, ecco. E tu sei favorevole a inserire il vino nel... Sì, sono favorevole, infatti sfumerò i nostri gamberi di Mazara del Vallo, li sfumerò con del vino bianco grillo. Perché c'è chi per scelta, vero presidente, c'è chi per scelta... Sono qui, presidente! Presidente! Ah, no, mi rendevo conto che era distratto. Ero distratto. Chiedevo che c'è chi per scelta... È un formato di pasta che io ho molto a cuore, perché nella realizzazione del piatto viene fuori meglio la forma della classica montagnetta, del nido di pasta. Ecco perché non ho utilizzato le busiate, ma gli ingredienti sono gli stessi e le dosi sono le stesse. È una pasta fresca che faccio io, cambia solamente la forma. Curati, dobbiamo essere per forza di cose super partes, molto severi, però cerchiamo di essere, di avere quella onestà professionale che permette poi che il risultato finale, quindi il premio, vada a quello che noi, ognuno con la propria, assolutamente con la propria libertà e sulla base della propria esperienza, ritiene il punteggio opportuno, il punteggio che ha dato. E volevo anche dire che questa terra di Sicilia, questo lembo di terra di Sicilia non finisce mai di stupire, perché veramente, come dicevo anche prima, ha un materiale umano, quindi un rielaboratore di prodotti, coltivatore, cuoco, quello che volete, e una ricchezza della terra che permette di raggiungere dei risultati che sono impensabili. E fare conoscere questo patrimonio, io ringrazio di aver conosciuto questo patrimonio da tanti anni anche Anna Salamone, perché veramente con la sua passione da tanti anni si è adoperata per far sì che i giornalisti di tutte le parti d'Italia, non solo d'Italia, venissero a toccare con mano e ad apprezzare questa miniera di sapori che è rappresentata dalla Sicilia. Io direi che abbiamo nominato Anna Salamone, che è qui alla sinistra del palco. Questo caschetto biondo. Vi garantisco che Anna l'ha sempre fatto per amore della sua terra. Io certe volte scherzando con Anna dicevo: tu sei una tedesca, sei una siciliana tedesca. Ma poi, ovviamente, venendo da una parte della Sicilia dove c'era una civiltà ebraica notevole, il cognome denota Salamone.
che Anna ha del sangue anche ebraico, quindi è una donna molto valente, molto determinata, e soprattutto una donna che vuole raggiungere dei fini a vantaggio dell'istituzione per cui presta la sua attività o delle istituzioni cui presta la sua collaborazione. Un applauso per Anna Salamone. Anna Salamone, una donna che guadagna oltre i 20 milioni di euro l'anno. Questo possiamo, allora, adesso è stata graziata, è stata graziata.